Il 27 maggio 1944 erano passati poco più di 4 mesi dallo sbarco delle truppe alleate ad Anzio, avvenuto il 22 gennaio. Quel giorno fu una giornata nera per la 14ª armata tedesca. I movimenti delle divisioni Hermann-Göring e 92esima furono intercettati dagli aviatori alleati sulla via Giulianello ad Artena. Essi non persero tempo a infliggere gravi danni a entrambe le divisioni. Per i cacciabombardieri alleati fu un vero e proprio tiro al bersaglio, che si risolse con la perdita da parte tedesca di centinaia di mezzi e con un massacro di uomini. L'intera valle era disseminata di carcasse contorte e bruciate di carri, cannoni, semoventi e veicoli tedeschi. Una terribile scena di distruzione, quale la campagna d'Italia non aveva forse mai visto. Questo permise di liberare la strada alle truppe di sbarco alleate, provenienti da Cisterna e dirette ad Artena, per marciare verso Valmontone sulla via Casilina, ultimo baluardo da superare per la conquista di Roma. Thank you.
28 maggio 1944 ad Artena, sulla via Giulianello, le truppe alleate americane si uniscono alle truppe inglesi ed insieme proseguono la marcia verso Valmontone. Il 2 giugno Artena è finalmente libera. Le truppe alleate anglo-americane entrano nella città, proseguendo la loro marcia verso Valmontone. Nei rifugi sono nascosti membri di intere famiglie che hanno modo di incontrare soldati inglesi accolti con la gioia di chi esce da un incubo terribile. Lo stesso giorno della liberazione di Artena, 2 giugno 1944, le truppe francesi e nordafricane sotto il comando del generale francese Juin, dopo un lungo viaggio attraverso le montagne, arrivano a Colleferro per unirsi con le altre divisioni americane della quinta armata del generale Mark Clark che avanzano verso Valmontone, la 36esima con il comando del generale O'Daniel e l'80esima e l'85esima al comando del generale Keyes.
Le truppe della decima armata tedesca del generale Kesselring si ritirarono prima dell'arrivo degli alleati. Così il feldmaresciallo Kesselring riuscì a mettere in salvo il grosso del suo esercito, nonostante i numerosi soldati tedeschi catturati dagli alleati. I soldati delle divisioni americane, dopo aver stabilito il contatto con i soldati francesi nella città di Colleferro, ormai libera, vengono acclamati e festeggiati. Quella mattina del 2 giugno 1944, la 36ª divisione della Quinta Armata fu la prima ad entrare nella città di Valmontone. Davanti ai loro occhi si presentava una delle scene forse più violente di distruzione di tutta la campagna d'Italia. Valmontone completamente distrutta e deserta. I violenti bombardamenti dei giorni passati avevano cancellato per sempre la città e la sua storia. La grande convinzione di onnipotenza del comandante americano della Quinta Armata Mark Clark e la sua smisurata ambizione ad essere lui il primo ad arrivare a Roma da conquistatore ci lascia un inquietante dubbio. Il prezzo così alto per la liberazione di Roma che Valmontone ha dovuto pagare forse si poteva risparmiare se si considera che a Valmontone i tedeschi si erano già ritirati da tempo e che quindi, a parte la popolazione nascosta nei rifugi, non c'era più nessuno in città. Quale poteva essere il motivo di una simile distruzione? Erano note le controversie, alcune volte vere e proprie dispute, tra il comandante supremo, l'inglese Alexander, fermamente convinto della necessità di un attacco su Valmontone, e il generale Clark, meno convinto dell'utilità di questo attacco. La promessa di Alexander a Clark, che sarebbe stato lui ad essere il primo a entrare a Roma, desiderio ambizioso che era al primo posto nei suoi pensieri, portò Clark, pur non convinto, ad assecondare Alexander e ad attaccare Valmontone, pur con forze minori, da quelle richieste da Alexander, ma sufficienti per distruggere completamente la città.
Valmontone è stata insignita della medaglia d'argento che, come provano le immagini di questo filmato, non rende giustizia ad una città che meritava il più alto riconoscimento, una medaglia d'oro, per le 157 vittime civili e i danni irreversibili subiti. Il 4 giugno 1944 le truppe della Quinta Armata del generale Clark avanzano a 10 km da Roma, sulla via Casilina, scortando soldati tedeschi prigionieri. Nello stesso tempo il generale Clark arriva con la sua jeep proveniente da Valmontone, a 8 km da Roma, dove incontra il generale Keyes, comandante dell'85esima e 88esima divisione, e il generale Frederick, comandante della Special Service Force. Dopo un breve colloquio, il generale Clark decide di avanzare insieme agli altri generali verso il cartello con la scritta Roma, per farsi fotografare sotto il cartello e realizzare così il suo grande desiderio. Appena in tempo, per pochi secondi, e deve fuggire dalle pallottole di alcuni cecchini che trapassano il cartello stesso. Clark, nel suo diario, racconta di questo episodio dicendo: «Dubito che qualcuno abbia mai visto tanti generali far civetta e gettarsi a terra così rapidamente». Più tardi, Frederick mandò qualcuno a staccare il cartello e lo portò a Clark come ricordo. Il giorno dopo, il 5 giugno 1944, il generale Mark Clark entrò finalmente a Roma, acclamato e festeggiato dalla popolazione come il comandante degli uomini che hanno liberato Roma. Con la presa di Roma, la Quinta Armata aveva sofferto in Italia 124.917 perdite, di cui 20.389 morti, 84.389 feriti in combattimento e 20.139 dispersi. Dei morti, 11.292 erano americani, britannici, 3.904 francesi e 176 italiani, i feriti in proporzione dei morti. Gli uomini della Quinta Armata avevano pagato un alto prezzo per la liberazione di Roma, mentre il loro comandante Mark Clark era riuscito a realizzare il suo obiettivo, la conquista di Roma, e vincere la corsa prima che l'esercito del generale Eisenhower barcasse la Manica e sbarcasse in Normandia. Come Clark aveva a lungo immaginato, tutti i giornali riportarono la notizia della liberazione di Roma, con titoli cubitali e con grandi foto del suo conquistatore. Una gloria destinata a durare poco più di 48 ore, perché a partire dal 7 giugno la stampa avrebbe rivolto tutta l'attenzione e lo spazio allo sbarco in Normandia. Rimane il ricordo di tutti gli uomini che hanno pagato con la vita l'ubbidienza al loro comandante e le devastazioni delle città che hanno avuto la sventura di trovarsi nel cammino della Quinta Armata del generale Mark Clark.
Il 27 maggio 1944 erano passati poco più di 4 mesi dallo sbarco delle truppe alleate ad Anzio, avvenuto il 22 gennaio. Quel giorno fu una giornata nera per la 14ª armata tedesca. I movimenti delle divisioni Hermann Göring e 92esima furono intercettati dagli aviatori alleati sulla via Giulianello ad Artena. Essi non persero tempo a infliggere gravi danni a entrambe le divisioni. Per i cacciabombardieri alleati fu un vero e proprio tiro al bersaglio, che si risolse con la perdita da parte tedesca di centinaia di mezzi e con un massacro di uomini. L'intera valle era disseminata di carcasse contorte e bruciate di carri, cannoni, semoventi e veicoli tedeschi. Una terribile scena di distruzione, quale la campagna d'Italia non aveva forse mai visto. Questo permise di liberare la strada alle truppe di sbarco alleate, provenienti da Cisterna e dirette ad Artena, per marciare verso Valmontone sulla via Casilina, ultimo baluardo da superare per la conquista di Roma. Ready to show.
28 maggio 1944 ad Artena, sulla via Giulianello, le truppe alleate americane si uniscono alle truppe inglesi ed insieme proseguono la marcia verso Valmontone. Il 2 giugno Artena è finalmente libera. Le truppe alleate anglo-americane entrano nella città, proseguendo la loro marcia verso Valmontone. Nei rifugi sono nascosti membri di intere famiglie che hanno modo di incontrare soldati inglesi accolti con la gioia di chi esce da un incubo terribile. Lo stesso giorno della liberazione di Artena, 2 giugno 1944, le truppe francesi e nordafricane sotto il comando del generale francese Juin, dopo un lungo viaggio attraverso le montagne, arrivano a Colleferro per unirsi con le altre divisioni americane della quinta armata del generale Mark Clark che avanzano verso Valmontone, la 36esima con il comando del generale O'Daniel e l'80esima e l'85esima al comando del generale Keyes. Thank you.
Le truppe della decima armata tedesca del generale Kesselring si ritirarono prima dell'arrivo degli alleati. Così il feldmaresciallo Kesselring riuscì a mettere in salvo il grosso del suo esercito, nonostante i numerosi soldati tedeschi catturati dagli alleati. I soldati delle divisioni americane, dopo aver stabilito il contatto con i soldati francesi nella città di Colleferro, ormai libera, vengono acclamati e festeggiati. Quella mattina del 2 giugno 1944, la 36ª divisione della Quinta Armata fu la prima ad entrare nella città di Valmontone. Davanti ai loro occhi si presentava una delle scene forse più violente di distruzione di tutta la campagna d'Italia. Valmontone completamente distrutta e deserta. I violenti bombardamenti dei giorni passati avevano cancellato per sempre la città e la sua storia. La grande convinzione di onnipotenza del comandante americano della Quinta Armata Mark Clark e la sua smisurata ambizione ad essere lui il primo ad arrivare a Roma da conquistatore ci lascia un inquietante dubbio. Il prezzo così alto per la liberazione di Roma che Valmontone ha dovuto pagare forse si poteva risparmiare se si considera che a Valmontone i tedeschi si erano già ritirati da tempo e che quindi, a parte la popolazione nascosta nei rifugi, non c'era più nessuno in città. Quale poteva essere il motivo di una simile distruzione? Erano note le controversie, alcune volte vere e proprie dispute, tra il comandante supremo, l'inglese Alexander, fermamente convinto della necessità di un attacco su Valmontone, e il generale Clark, meno convinto dell'utilità di questo attacco. La promessa di Alexander a Clark, che sarebbe stato lui ad essere il primo a entrare a Roma, desiderio ambizioso che era al primo posto nei suoi pensieri, portò Clark, pur non convinto, ad assecondare Alexander e ad attaccare Valmontone, pur con forze minori, da quelle richieste da Alexander, ma sufficienti per distruggere completamente la città.
Valmontone è stata insignita della medaglia d'argento che, come provano le immagini di questo filmato, non rende giustizia ad una città che meritava il più alto riconoscimento, una medaglia d'oro, per le 157 vittime civili e i danni irreversibili subiti. Il 4 giugno 1944 le truppe della Quinta Armata del generale Clark avanzano a 10 km da Roma, sulla via Casilina, scortando soldati tedeschi prigionieri. Nello stesso tempo il generale Clark arriva con la sua jeep proveniente da Valmontone, a 8 km da Roma, dove incontra il generale Keyes, comandante dell'85esima e 88esima divisione, e il generale Frederick, comandante della Special Service Force. Dopo un breve colloquio, il generale Clark decide di avanzare insieme agli altri generali verso il cartello con la scritta Roma, per farsi fotografare sotto il cartello e realizzare così il suo grande desiderio. Appena in tempo, per pochi secondi, e deve fuggire dalle pallottole di alcuni cecchini che trapassano il cartello stesso. Clark, nel suo diario, racconta di questo episodio dicendo: «Dubito che qualcuno abbia mai visto tanti generali far civetta e gettarsi a terra così rapidamente». Più tardi, Frederick mandò qualcuno a staccare il cartello e lo portò a Clark come ricordo. Il giorno dopo, il 5 giugno 1944, il generale Mark Clark entrò finalmente a Roma, acclamato e festeggiato dalla popolazione come il comandante degli uomini che hanno liberato Roma. Con la presa di Roma, la Quinta Armata aveva sofferto in Italia 124.917 perdite, di cui 20.389 morti, 84.389 feriti in combattimento e 20.139 dispersi. Dei morti, 11.292 erano americani, britannici, 3.904 francesi e 176 italiani, i feriti in proporzione dei morti. Gli uomini della Quinta Armata avevano pagato un alto prezzo per la liberazione di Roma, mentre il loro comandante Mark Clark era riuscito a realizzare il suo obiettivo, la conquista di Roma e vincere la corsa prima che l'esercito del generale Eisenhower barcasse la Manica e sbarcasse in Normandia. Come Clark aveva a lungo immaginato, tutti i giornali riportarono la notizia della liberazione di Roma, con titoli cubitali e con grandi foto del suo conquistatore. Una gloria destinata a durare poco più di 48 ore, perché a partire dal 7 giugno la stampa avrebbe rivolto tutta l'attenzione e lo spazio allo sbarco in Normandia. Rimane il ricordo di tutti gli uomini che hanno pagato con la vita l'ubbidienza al loro comandante e le devastazioni delle città che hanno avuto la sventura di trovarsi nel cammino della Quinta Armata del generale Mark Clark.
moderni.